eccoli qui! Non potevano mancare alla prima puntata di questa nuova edizione del live show. Dopo una lunga estate. Esatto. Cosa avete fatto? Niente. Vi siete riposati? Non si possono dire, tutto non si può dire. Lo dicevo a inizio trasmissione con le Mary, che quest'anno festeggiamo i 10 anni di programma. Ridendo e scherzando, sono 10 anni che siamo qui. Sarà interessante vedere come eravamo. Ma sono 10 anni che siamo qui noi. No, proprio 10 no, perché la prima edizione mi sa che non c'eravate. Eravate diversi, ma anch'io ero diverso. Sì. Poi festeggeremo a gennaio, quando proprio saranno i 10 anni, rivedremo alcuni momenti salienti di questi 10 anni. Avevamo i capelli, quelli senza rughe. Io ce li avevo, a parte gli scherzi. Poi, vabbè. Va bene, senza rughe. Vabbè, bando alle ciance. Allora, questa sera, Piero e Riccardo, sono qui per parlare di un argomento di stretta, diciamo, attualità. Ne avevamo anche già parlato, ma è interessante, importante, ovvero l'Europa. Lo chiedo a Piero così di iniziare, dici, ma che cos'è l'Europa? No, il termine, proprio, lui è uno storico, quindi... No, l'Europa è il... Pare che tra i primi che hanno parlato di Europa sono due santi, due persone sante, San Benedetto e San Colombano. Quindi siamo nel V-VI secolo, all'incirca, del primo millennio, quindi siamo lontani 1400 anni e più da adesso. Sì, le radici sono lì. Quindi le radici sono molto lontane. Sono lì. Perché parliamo di questi? Perché questi due monaci hanno girato tutta l'Europa e hanno fondato i monasteri. Quella era l'occasione per convertire i pagani al cristianesimo, tant'è vero che le radici dell'Europa sono radici cristiane, ecco perché parliamo di questi due monaci. Ovviamente poi ci sono di mezzo tantissimi anni, e quindi 1400, e nella 1964 Papa Paolo VI, a 20 anni appunto dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, fissa così come patrono d'Europa appunto San Benedetto. Perché San Colombano? Perché anche Benedetto XVI aveva additato San Colombano. San Colombano qui a Bobbio è irlandese, monaco irlandese, no? Che ha fondato appunto l'abbazia, il monastero a Bobbio. Pure lui ha girato tutta l'Europa, ha fondato parecchi monasteri e quindi ha riunito i popoli attorno a questa casa comune, idea comune che poi chiameremo Europa. Ovviamente dalla Seconda Guerra Mondiale in poi ci sono stati dei passi invece politici, no? Amministrativi, che hanno unificato appunto gli stati membri, che oggi sappiamo che sono 27 in tutta Europa. Certo, i passaggi però sono stati significativi, perché uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale il primo atto che hanno fatto i padri fondatori, che sono poi tre, sono Schumann, francese, Adenauer, tedesco, e De Gasperi, italiano. Ecco, da loro in poi parte quella che è stata l'Europa che noi vediamo un po' adesso. Però il primo trattato è significativo perché è del 1951, quando nasce la comunità del carbone e dell'acciaio. E andando a rileggere questa cosa, perché il carbone e l'acciaio? Perché erano i due elementi che servivano per fare le guerre. E riunificando i popoli attorno al carbone e all'acciaio, cioè tutti mettevano in comune queste due risorse, di modo che per, questa era l'idea,
per fare di nuovo la guerra bisognava avere l'assenso, ecco, di tutti gli stati che adagio poi si sono aggiunti nel corso della storia. Ovviamente poi c'è stato il Trattato di Roma, no, in cui si parla di CED, quindi Comunità Economica Europea, e poi dopo la caduta del Muro di Berlino si comincia a parlare di Unione Europea, ecco. E poi nel 2004 si allarga agli stati del Patto di Varsavia, quindi la parte est viene conglobata nella Comunità Europea. E, poi, e da ultimo appunto il Trattato di Lisbona del 2009, ecco, consolida il discorso della Comunità Europea. Ecco, quindi lungo la storia, no, siamo partiti da lontano, ecco, passo dopo passo, certo c'è stato un periodo burrascoso, no, siamo nell'alto Medioevo, quindi le guerre, le divisioni, anche appunto tra paesi confinanti proprio in Europa, guerre a non finire fino appunto alle ultime due guerre mondiali, e adesso ci ritroviamo appunto comunque questa Europa che ha bisogno però continuativamente di una identità, perché abbiamo messo insieme tante cose, l'economia, abbiamo messo insieme la possibilità di muoverci attraverso appunto le frontiere senza avere dei blocchi, però ancora bisogna proseguire nel lavoro della unità di intenti, perché l'Europa tutti i giorni va sempre ricostruita affinché ciascuno abbandoni i propri nazionalismi e che invece faccia una casa comune. Grazie Piero, davvero. Riccardo, lo scorso maggio, mi sembra, i vescovi italiani hanno scritto una lettera. Sì, cara sì. Europa, ritrova l'anima e la pace. Io non l'ho letta, ma è un'occasione, l'ho fatto apposta di non leggere perché sapevo che ne avresti parlato. L'ha letta lui per noi, ce la facciamo un po' raccontare. Una lettera che dovrebbe aiutarci a riflettere, soprattutto adesso, ora che abbiamo rinnovato la struttura, no? Le recenti, sì, qualche mese a fa, giugno, insomma, ecco, elezioni europee, abbiamo rinnovato, e quindi è una lettera che dovrebbe aiutarci proprio per continuare. Mi aggancia a quello che diceva Piero, insomma, c'erano contenuti in quella lettera, alcune riflessioni che ci dovrebbero portare ad un esame di coscienza comune. E quando dico esame di coscienza, non dobbiamo pensare che lo debbano fare solo chi va a Bruxelles, chi va a Strasburgo, i partiti che partecipano, gli organismi, ma anche noi, anche la gente, perché noi siamo cittadini europei e la coscienza collettiva è poi quella che aiuta a plasmare un'identità, no? E la prima cosa che veniva detta e che io condivido molto in questa lettera è: l'Europa dovrebbe, ed è una sfida aperta, recuperare il senso del suo stare insieme. Qual è il senso dello stare insieme? Cioè, sta insieme perché è un mercato, perché è una burocrazia, perché ci sono le regole sul cosa bisogna fare, non so, per i veicoli a motore, non a motore, per queste le cozze quando devono essere grandi. Cioè, il senso vero, il senso pieno. E il senso pieno, veniva detto, è un'anima comune. Quando San Benedetto, no, e i monaci hanno creato di fatto l'unità, anche se non c'erano trattati, ma era un'unità culturale, di valori, di idee condivise, di anima appunto. E questo, credo, lavorare su questo dovrebbe essere, quindi sulla cultura europea, sulla condivisione dei valori fondamentali, credo che sia importante. Ancor di più questo è importante, ed è un altro aspetto, relativamente al tema sempre lacerante e che ci sta dominando purtroppo a livello globale, che è quello dell'atteggiamento nei confronti della guerra, delle guerre e della guerra. Cioè, l'Europa è nata
l'Europa del dopoguerra è nata proprio per come un'entità, dopo aver provato cosa sono e cosa possono fare le guerre che ci sono state proprio nel XX secolo, nata per ripudiare, la guerra, per costruire una convivenza che allontanasse e ripudiasse la guerra. Ci ritroviamo adesso a confrontarci purtroppo ancora e anche vicino all'Europa, con non solo, perché le guerre purtroppo dopo la seconda guerra mondiale ce ne sono sempre state, ma quelle che ci sono in questo periodo hanno dimensioni tali, ecco, che l'Europa dovrebbe dire la sua, ma come fattore di equilibrio, almeno questo è secondo me il senso dell'essere Europa, fattore di equilibrio che cerca di spegnere i focolai, di contribuire con il metodo del confronto, del dialogo, della diplomazia, della ricerca delle cause per sminare quelli che sono i motivi che l'hanno portato a fare, non a entrare a parte, a far parte di meccanismi che poi dopo ovviamente non fanno che amplificare le guerre stesse. Ecco, questo, quindi la ricerca del senso dello stare insieme, ma anche della propria identità rispetto a quello che è un tema per cui è nata, che è quella di essere una realtà che nel suo modo di essere fosse contro alla guerra. E questo credo che forse qualcosina da fare abbiamo, l'Europa ha ancora da fare, ecco, qualche passaggio. E poi secondo me ci sono delle sfide importanti sul piano della... l'Europa è nata intorno al concetto di dignità della persona umana, cioè nel Trattato di Lisbona sono identificati quelli che sono i principi costitutivi dei diritti fondamentali della dignità della persona. Ora, è questo proprio il personalismo, che ha poi anche radici cristiane, eccetera, ma comunque l'Europa, il concetto di Stato e il concetto di politica, ma è anche mette al primo posto quello che è l'aspetto individuale della persona, la sua dignità, i suoi diritti, la sua socialità. Quindi, ecco, intorno a questo c'è molto da lavorare, perché ci sono molte diseguaglianze all'interno della stessa Europa, ci sono molte diseguaglianze, molti diritti vengono dimenticati, il problema del diritto al lavoro, il problema del diritto alla vita, cioè il diritto alla salute, ecco, che mettono al centro la persona. Quindi non è quindi solo un'Europa, se vuole ritrovare se stessa, non può lavorare solo su delle regole di mercato, non può far guidare la sua politica dalle tante lobby che vivono e prosperano a Bruxelles e dintorni, ma deve ritornare a questi elementi fondativi che sono la persona, la sua dignità, la pace, le sue origini culturali di identità, no? Il senso e poi il senso di servizio al mondo per essere fattore di equilibrio. Grazie, sì, riflettiamo su questo. In conclusione, Piero, hai un aforisma? Europeo. Allora, europeo del filosofo Emanuele Severino, mancato da non tanto tempo. L'Europa può avere un'identità solo e in quanto è unita e può essere qualcosa di unito solo in quanto ha un'identità. Quindi, identità. L'identità, circolo identità. Ermeneutico. È quello. Grazie Piero, grazie Riccardo per essere stati con noi in questa prima puntata della nuova stagione televisiva del Live Show. Noi come sempre ci vediamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora. Se volete rivedere le puntate andate sul canale YouTube Paolo Muzio Live Show. Buona serata a tutti, ciao! Ciao Paolo, grazie!